Roma, il mistero di una metropoli che indossa con grazia i panni del borgo. Una città che accoglie tutti e dove tutti vi lasciano testimonianze, un collage di memorie, di stratificazioni d'arte aggiuntisi di epoca in epoca e disseminate nel corpo vivente dell'urbe. Cosa vedere? Tutto! Non può resistere al fascino dei fori imperiali o al cerchio di cielo che si vede dalla cupola del Pantheon. Come rinunciare al Colosseo, inno alla grandezza e al potere? Preferisci il circuito più tranquillo dei giochi del Circo Massimo? Non ti piacerebbe entrare per un attimo nel mistero fatale delle catacombe? O accostare quello più magico ed enigmatico della piramide Cestia? Dalla riva del Tevere è impossibile non vedere Castel Sant'Angelo, mausoleo dell'imperatore Adriano, diventato dimora dei papi in epoca medievale. Da lì il passo è breve per l'isola Tiberina e per quel poco che rimane della Roma medievale. Roma è arte e cultura, e le splendide gallerie presenti nella città conservano bene tali testimonianze. Galleria Borghese, Palazzo Barberini, Galleria Spada, Galleria Corsini, tra le più famose e importanti. E che ne dite di girare per i giardini di Villa Adriana, la più splendida delle ville imperiali? I resti delle tombe e delle ville appartenute alle famiglie più importanti della Roma antica li trovate lungo l'Appia Antica, la regina delle vie durante l'epoca repubblicana. Oppure rigenerarti nelle terme, luogo antistress proprio come era concepito nell'impero romano? E che ne pensi di un po' di shopping, dal low cost nei mercatini più rinomati della capitale a quello più sfrenato nei caratteristici negozi del centro storico? Roma ci parla della storia, del tempo e della vita. Ecco perché oggi è anche la residenza del New Shopping. La città più visitata al mondo per la sua storia, per la sua eredità archeologica e culturale, ha anche un altro volto, ben noto a tutte le fashion victim e designer di questo pianeta. Allora perché non unire l'utile al dilettevole? Partendo dal Colosseo, simbolo per eccellenza della città eterna, passeggiamo dentro l'antica Roma, il famoso Forum Romano, che ci porta fin sopra uno dei sette colli, il Campidoglio, al quale basta rotolare su una cinquantina di scalini per ritrovarsi nella più moderna piazza Venezia, a due passi da Via del Corso, uno dei luoghi cult dello shopping, insieme a Via dei Condotti e Via del Babuino, nelle vicinanze. Da qui, tra una vetrina e l'altra, con delle piccole deviazioni, è facilissimo visitare dei luoghi must-see, come il Pantheon, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, e ritrovarsi a mangiare in un delizioso ristorante sul Tevere. Queste immagini sono un invito ad esplorare Roma e a costruirne un'immagine quanto più completa da confrontare con la città della propria immaginazione. Se stai programmando un breve soggiorno a Roma e desideri qualche suggerimento, segui il nostro blog e scoprirai tutto, ma proprio tutto, su questa incantevole città. Buon soggiorno a Roma!